Siamo al Teatro Garibaldi di Mazara del Vallo e oggi c'è una manifestazione che riguarda il benessere, ma inteso anche come capacità di emozioni e relazioni con il proprio corpo e quindi anche il cambiamento del proprio corpo attraverso il benessere, ma attraverso anche poi la medicina estetica, e sentiremo anche i relatori medici. Con noi intanto c'è Tatiana Corza, che è la rappresentante del centro estetico, ma anche centro benessere, no? Chocolate. Il Cappadu Chocolate è il centro estetico e il benessere, che è un'innovazione nel mondo di estetica e di abbronzatura. Noi ci occupiamo principalmente del benessere e dell'estetica delle persone. Il nostro obiettivo principale è fare sentire le persone a proprio agio, come se fossero a casa propria. E per farli rilassare, per farli passare un momento un po' estraniarsi dalla quotidianità e di poter dedicare a loro anche il nostro tempo e di poter dare a loro la possibilità di dedicarsi un momento solo a se stesse ed essere coccolate dal nostro staff, del nostro centro. Che si trova? Che si trova a Mazara del Vallo, via Cornelio Filone numero 6, una traversa Corso Vittorio Veneto. Senti, ma in questo punto l'estetica generale la conosciamo, quella dei massaggi, quella della pulizia del viso, ma voi cosa fate di più, cosa offrite di più rispetto a questo? Noi ci occupiamo sia di estetica base, sia di estetica base che si tratta nel corpo e anche nel viso delle persone. Abbiamo anche abbronzatura, un apparecchio di abbronzatura intera. Abbiamo anche macchinari come luci pulsate, che sono il macchinario innovativo che toglie progressivamente i peli, quindi è molto dedicato alle donne di più, ma anche agli uomini che comunque oggi come oggi vogliono anche curarsi, stare bene con se stessi e anche loro. Costa molto? Arrivare in questo centro per realizzare il benessere di cui parlavi? Il nostro centro lo posso dedicare come il lusso a portata di tutti, quindi ognuno che entra da noi trova il benessere e esce soddisfatto. In questa cornice anche il dottore Salvatore Perrone, che è un medico chirurgo ma è anche un medico estetista e quindi cura la bellezza delle donne attraverso la medicina estetica. Sì, assolutamente sì, dobbiamo preoccuparcene anche perché comunque è bello utilizzare la medicina estetica non andando a stravolgere quello che sono i lineamenti di un viso, di una donna o di un uomo che sia, però diciamo che certi accorgimenti, soprattutto professo sempre io per la cura del viso, sono indispensabili. Poi se vogliamo anche ritoccare qualcosino perché magari abbiamo sofferto guardandoci una ruga o vedendoci un labbro piccolo da sempre, allora adesso ci sono buonissime possibilità di poter migliorare questi aspetti con prodotti assolutamente innocui che possono essere ripetuti nel tempo e quindi che ben venga, ecco, quando è così. Quando la chirurgia estetica, che poi insomma è un trattamento non invasivo in questo senso, può rappresentare un effetto positivo sulla persona? Perché molto spesso si ha l'immagine, l'idea di dire si vede che la persona si è ritoccata, si è rifatta. Rimanere nell'armoniosità, no? Per evitare quelle labbra pompate a quel livello che poi è brutto anche esteticamente, è importante la mano di chi esegue l'operazione? Sì, hai azzeccato pienamente, perché anche io vedo nel rifare un labbro è un lavoro un po' più artistico, nel senso che ci vuole sia una mano che abbia un buon gusto, quando è necessario scoraggiare anche la paziente nel caso in cui voglia delle labbra abbastanza voluminose, quindi far tutto in maniera armoniosa, non sembrando volgare poi alla fine del risultato. È come il trucco non trucco, quando tu sei truccato ma non sembri truccato. Esatto, benissimo, rispettare sempre quello che è l'originalità del proprio volto, ecco. Allora, come medico già svolge questa professione a Marsala, adesso in questa cornice di Mazara che cosa pensi di poter aggiungere? Beh, io sono qui a Mazara perché sono stato invitato da un collega odontoiatra
a venire a esercitare questa professione e quindi portare magari un'innovazione, ecco, semmai ce ne fosse bisogno qui a Mazara, di alcuni trattamenti. Quindi inizierò con lui un rapporto di collaborazione, lui si occuperà del sorriso in questa puntata di oggi, lo ascolterete tra un po', e quindi comunque cerchiamo di dare di collaborare, ecco, in maniera totalitaria a quello che è la miglioria, ecco, di un aspetto più sorridente possibile del volto, ecco. Allora, il dottor Antonello Sanfilippo invece è odontoiatra e parlerà dell'importanza di un bel sorriso. Io so che significa avere un bel sorriso perché avendocelo, e me lo dicono tutti, quindi mi rendo conto che avere la fortuna di averlo è già una cosa, diciamo, bella, però poterlo mantenere è ancora più importante, no? E come si fa per mantenere un bel sorriso? Allora, intanto bisogna avere una buona igiene orale, questa è la cosa principale. Secondo punto, ci sono adesso delle attrezzature, quindi degli apparecchini che in un certo qual modo aiutano Madre Natura a fare quello che Madre Natura non è stata capace a fare. Quindi prima magari l'ortodonzia in questo campo era un po' antiestetica nel periodo della cura. Oggi invece si va principalmente a un'ortodonzia anch'essa, diciamo, estetica. Quindi ecco, nascono queste mascherine che, diciamo, io sono certificato a fare, e quindi nasce adesso un sorriso, o meglio dire un trattamento ortodontico più estetico. Capito, perché prima, anche quando per esempio si doveva rifare un dente, a prescindere, prima c'era la brutta abitudine di togliere i denti quando facevano male anziché curarli, poi c'era il fatto che quando si facevano magari si usavano quei materiali che possono essere tipo l'oro e quindi erano anche bruttini a vederli. Adesso magari con la porcellana eccetera, anche rifare tutto un dente, io so che per chi ha avuto degli incidenti per esempio diventa più semplice, no? Però lei non parlava soltanto di questo, parlava anche della bellezza forse nel rifare quando si fa una pulizia dei denti anche? Adesso la gente è rivolta un po' più al mantenimento dei propri denti, non si è più come una volta che si andava tanto all'estrazione, quindi i denti non si tolgono più, quindi i denti vengono curati, vengono adesso incapsulati con le ceramiche e vengono fatte le faccette. E in certi casi, quando si ha appunto il trauma, quindi il corpo contundente dove si hanno proprio i massimi inestetismi, si va adesso all'implantologia, quindi non c'è più quell'antiestetismo che era la protesi totale, la protesi mobile. Oggi anche la persona di una certa età pretende il bel sorriso con l'implantologia, con i denti in porcellana o zirconia, perché sono adesso dei materiali un po' più estetici anche di quelli di una volta, dove non si vede più il metallo, non si vede più nulla. E diciamo, adesso c'è questa mentalità di apparire, quindi la mentalità di essere più belli ed essere più giovani. E che cosa c'è di meglio di un bel sorriso? Il sorriso è quello che in un certo senso dà già e tiro da visita. Perfetto, dà il 50% se non di più dell'immagine, quindi della persona, sì, senz'altro.